Ciao, buongiorno, bentornati sul mio canale. Oggi proviamo insieme un po' di prodotti perché è da un po' che ne, insomma, li voglio provare. Allora, parto subito con questo detergente di CeraVe, che comunque conoscerete. Io ne ho provato uno, ma non è questo, è un altro, quindi era quello azzurro, comunque è diverso. Proviamo tutte cose nuove. Ne proviamo insieme, quindi direi di partire. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, attivate la campanella, non lo dico mai, ma mi devo ricordare, e soprattutto venitemi a trovare su Instagram e a seguire su Instagram, mi raccomando. Sigla! Allora, polsini soliti, ormai li conoscete a memoria anche voi, so che li avete acquistati, li trovate su Amazon e sono fantastici perché vi permettono di non far gocciolare l'acqua nella manica. Ecco. Allora, partiamo da appunto CeraVe, proprio nuovissimo, io ancora questo non l'ho provato. Stiamo parlando del Hydrating Cleanser per pelli normali e pelli secche. E questa è la versione da 236 ml, lo sapete che c'è anche quella più grande, forse anche una più piccola, chissà. Io l'ho presa da quel famoso negozio, quella catena spagnola che è Primor, dove andrò a breve, penso, con Elena. Ciao tesoro. E 8,95 è scontato. Comunque, lo proviamo, vediamo un po' com'è. È bello cremoso, ora ne ho messo un'infinità, ve lo faccio vedere, ok? Spero che vediate. Ne ho messo troppo, sì, ho esagerato. E bagno leggermente le mani e lo vado a passare sul viso. Se voglio, posso andare a utilizzare un tool. Io, ad esempio, sto utilizzando ultimamente questo con una grande costanza che non è da me. Nel senso, per utilizzare tool, intendo, perché ne ho alcuni, ma non li utilizzo con una grande costanza. E questo però devo dire che mi piace molto e quindi lo vado un po' a utilizzare sul viso e poi risciacquo il tutto. Vediamo come appare la pelle. Allora, io utilizzo sempre un pannetto, un asciugamanino, diciamo, questi li trovo da Primark, sono Primark della linea Primark Home, comunque vanno bene, ne ho tantissimi anche non di Primark, ecco. E allora, mi sento una pelle assolutamente non che tira, quindi nessun effetto tiraggio, nessun, anzi, bella idratata, luminosa e molto ben pulita. Non so, fatemi sapere voi, tanto mi tolgo. Anzi, no, non li tolgo perché adesso vado a fare un altro passaggio e quindi li tengo e vado a utilizzare con voi per la prima volta il gommage éclat di Calliderm, di cui vi ho parlato sempre nel famoso video dedicato a Primor. Ed è all'olio di uva, acino, sì, insomma, di rasen, e esfoliante dolce, dice Radiance Scrub, quindi che dona luminosità alla pelle, ma direi che come luminosità sto messa bene. Però vediamo un attimo come saranno poi gli effetti per tutti i tipi di pelle. E questo l'ho pagato 1,99 euro. E sono davvero molto molto curiosa di provarlo. Vediamo com'è. È una cremina, sembra quasi argilla verde. Questo è un gommage. Qui dice gommage éclat tradotto Radiance Scrub, che come sappiamo sono due cose diverse. Allora, io attualmente non vedo microgranuli, spero che voi vediate qualcosa. Magari è un gommage, quindi più delicato di uno scrub. Io credo che sia senza microgranuli. Ah no, li ha, ok. Sono talmente sottili e impercettibili che, ok.
Allora, quando fare, ho fatto un video in merito, ve lo lascio qua nelle schede. Come, quando fare lo scrub, le gommage, le sfoglianti, chiamiamolo un po' come vogliamo, una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni. Se avete una pelle molto sensibile, vi consiglio eventualmente di fare quello enzimatico, quindi che non causa rossori, irritazioni, sensibilizzazione della pelle, insomma. Che bello! Allora, prima impressione positiva. Mi piace perché allora sono davvero sottilissimi, impercettibili, incredibili e secondo me mi regala veramente, mi regalerà, non so, spero una bella pelle. Allora io li massaggio molto delicatamente facendo dei movimenti circolari. E poi, quindi lasciandolo agire giusto quei 2 minuti, ma non è che deve agire con una maschera. Adesso lo vado a risciacquare. Sciacquateli bene perché comunque sono piccolini, ma ci sono, anche sono veramente sottilissimi, meravigliosi, per niente aggressivi. Stupendo. Ed eccomi. Bello, sì, bello. Sia per quanto riguarda lui, ottimo, davvero ottimo per una pelle secca, una pelle anche sensibile perché l'ho trovato molto molto delicato. Bellissimo. Questo è stupendo. So già che se tornerò da Primor ne comprerò un altro per paura di non trovarlo più perché mi ha veramente sorpreso. Io ho una pelle anche sensibile, guardate, assolutamente è molto delicato, nessun rossore. Adesso, sempre preso da Primor, vado a utilizzare questa maschera, così facciamo un bel trattamento completo di Evoluderm. Questa è la maschera rivitalizzante all'argilla rouge, sarebbe rossa, però penso che sia rosa, purificante, illumina, 98% di ingredienti di origine naturale, no, è rossa forse, red clay, sì. E va bene, made in France, e questa l'ho pagata 2,99 euro, è anche vegana. Bene, proviamola. Allora mi armo di pennello e andiamo a provarla, vediamo quanto devo tenerla in posa. 5-6 minuti. Ah, poco. Allora, è un'argilla, non è, vabbè, rossa, rosa, quello che è. La andiamo a stendere. Io vado matta per le maschere in crema, che le posso provare più volte e posso quindi poi vedere il risultato, no? Se sono costante, se... Ok, sì, no, è rossa, rossa, sì. Ok, e sempre evitiamo la zona perioculare. Ci vediamo dopo. Rieccomi dopo 5-6 minuti, infatti si è un po' asciugata, in effetti è pur sempre argilla, quindi sì, ecco perché si tiene poco, e, però viene via bene, non, è asciutta ma non troppo. Bella, che bell'effetto, sì. Mi piace. Tra l'altro stavo guardando che di Evoluderm, quindi della stessa marca della maschera, che è un brand che ho già visto su vari siti appunto come makeup.it e altri. Ho preso anche il siero, questo siero detox, che però oggi non andiamo a utilizzare perché utilizzeremo altro. Allora, io adesso vi ho messo qui in ordine, insomma, tutti i prodotti da utilizzare. Adesso togliamo i polsini perché non devo più sciacquarmi la faccia. Quindi, mamma mia, che pelle pulita! Pulita e più luminosa, schiarita.
Bella, interessante, questi prodotti sono molto interessanti. Come tonico andiamo a utilizzare, anche se veramente l'ho già provato, questo di Amazon della linea vegana, vi ricordate che ve ne ho parlato tra le novità? E questo è l'Anti-Aging Daily, quindi si utilizza di giorno, face toner con acido ialuronico vegano. E ha questo pack molto sostenibile, quindi in alluminio, e ha questo tipo di erogatore che non si vaporizza, ma si applica direttamente così. Quindi lo picchietto e anche il collo. Si assorbe subito la mia pelle, come sempre assorbe tantissimo i prodotti. Ne applico ancora un pochino. Bello. Poi, a questo punto, andiamo ad applicare prima dei sieri la crema contorno occhi. Come crema contorno occhi vado ad utilizzare Vitamin C Eye Boost di Biovene. Eccola qua, che non avevo mai visto al DEM. L'ho presa infatti sempre lì, mi sembra da Primor, sì, direi di sì. Ne metto un po' qui nell'anulare. Applicate la crema contorno occhi anche qui dove si formano le rughe. Viene chiamata o la ruga del leone o il numero 11. Insomma, poi sopracciglia, questa fissa, non sopracciglia, scusate, volevo dire palpebra fissa immobile, a meno che non ci sia scritto, ma io non l'ho mai messa sulla, anche perché non mi verrebbe proprio in mente, non mi verrebbe proprio, non mi passerebbe neanche per l'anticamera del cervello. E quindi, siccome io tendo ad avere questa soprattutto che scende, vedete come scende, cerco sempre tutti i giorni di fare questi movimenti. Dire che è carino come prodotto questo di Biovene, lo sto già utilizzando, carino, non mi sento di sbilanciarmi di più, è un contorno occhi tra l'altro maxi formato, perché penso che sia il doppio rispetto agli altri, sia un 30 ml anziché un 15. Carino da giorno, non ho notato grandi effetti né illuminanti né particolarmente idratanti, normale, normale, carino comunque. Poi, a questo punto andiamo a utilizzare un siero. Come siero utilizzo questo di Flohans, che mi era stato inviato, all'acido ialuronico, questo con aloe vera. Sono ottimi, sono famosissimi questi prodotti, questo brand, questo siero, questi sieri in particolar modo. Ed è un ottimo acido ialuronico, meraviglioso. Ha 3 pesi molecolari e contiene anche l'aloe vera, che ha un'azione lenitiva, calmante, se avete anche una pelle un po' sensibile. A me piace molto l'aloe vera nei cosmetici e è un facial serum meraviglioso. Tra l'altro, come mi piace ricordare, quando io trovo questi prodotti che sono il doppio come quantitativo rispetto ad altri, ve li segnalo ancora di più, proprio perché oltre ad essere molto efficaci, sono prodotti di grande qualità. In questo caso c'è anche una biocertificazione, questa che è quella di IAB, e è un maxi formato, no? Sono 60 ml. Quindi sono prodotti che meritano. E infatti, come crema viso, utilizzo questa, eccola qua, che è la Professional Face Care Organic Face Cream, con la quale mi trovo bene, la sto già utilizzando, e poi vado ad applicare l'SPF. L'SPF non è una novità, questo di Garnier Ambre Soleil, quindi insomma,
Ora vi volevo far vedere più che altro le novità applicate. Ora ovviamente off camera vado ad applicare anche questa. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi aspetto come sempre nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.